E come dico sempre, salve a tutti amiche del canale di Momissimo e bentornati in questo nuovo video e bla bla bla. Quest'oggi anche video tag. Devo dire che questo periodo piacevolmente è un periodo molto molto prolifero per i video tag, perché non faccio in tempo a farne uno che poi me ne arriva un altro. Io sono molto contenta di questo, devo dire. Il tag in questione di oggi mi è stato lanciato, diciamo, mi sono stata taggata piacevolmente da una nuova amica che ho conosciuto qui su YouTube Italia, che si chiama Caterina, con il canale Cat90 Biocosmesi. E Biocosmesi la dice tutta, cioè nel senso che c'è stata subito intesa, in quanto io titolare di un negozio di bio e lei amante del bio, quindi abbiamo iniziato a parlare e chiacchierare ed ci sono entrate delle simpatie. Allora, Caterina, molto simpatica, mi tagga sul tag autunno. Ci sono delle domande a cui rispondere che riguardano i preferiti di questo periodo, o comunque, per farla breve, tutto ciò che stiamo utilizzando nel periodo autunnale, quindi da ottobre, novembre, anche dicembre. Non so quando caricherò questo video perché ne ho in programma altri tre, quindi piano piano spero di riuscire a fare tutto come sempre. Cominciamo subito, altrimenti mi dilungo troppo perché sono tante le cose che vi voglio far vedere. Vi ricordo comunque in anteprima di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di magari seguirmi sui social, le solite litanie che ripeto a fine video, ma ve lo ripeto adesso, ve le dico in anticipo, prima così che possiate staccare il video per i nuovi iscritti, per le nuove visual. Allora, prima domanda. Lo smalto preferito per l'autunno. Allora, io devo dire questo, non sono una grande patita di smalto, anche come Caterina ho ascoltato le sue risposte. Ma perché questo? Perché praticamente se metto lo smalto, siccome faccio lavori a casa, piscine e cose varie, io sono una bistrattona, quindi mi si rovinerebbe in 2 secondi, in un nanosecondo. Però devo dire che ultimamente avevo fatto un tentativo di ricostruzione da una mia carissima amica, che mi ha proposto, non so se si riesce a vedere, questo gel, questo smalto semipermanente nella tonalità di tutto glitter bianco, con un'unghia nera glitterata che si vede pochissimo perché la mia telecamera sgrana. E l'avevo fatto, questa mano si è conservata bene, diciamo, quest'altra invece è andata a farsi fottere, nel senso che si sono staccate proprio le unghie, quella parte nera e quell'altra in gel bianca. Quindi il tentativo c'è stato, però io lo smalto non ce l'ho uno preferito, cioè mi piacciono tutti i colori ma non posso proprio portarli per problemi pratici. Quindi questo che avevo fatto, comunque per diligo lo smalto, come vedete il colore molto naturale glitterato, mi piace. Seconda domanda, 3 prodotti make up preferiti per l'autunno. E qui potrei spaziare in tutto visto che amo il bio, però vi dico questo, andiamo a vedere quali sono i prodotti che sto utilizzando in questo periodo senza dilungarmi troppo, perché lo sapete che altrimenti aprirete delle parentesi lunghissime, infinite. Uno di questi prodotti Biocosmesi è senza ombra di dubbio il Make Me Blush Puro Bio nella nuance numero 2. Non starò a dirvi caratteristiche specifiche del prodotto perché chi mi segue da tempo sa benissimo che io dedico delle rubriche e dei video interi interamente appunto a tutto ciò che riguarda la Biocosmesi. Quindi mi limiterò a dirvi semplicemente cosa sto utilizzando e con cosa mi trovo molto bene. Quindi il Make Me Blush Puro Bio numero 2, dicevo, che è questo qui. Questa è la cialdina, un rosa corallo matte. Rosa corallo, per cui già la stessa parola rosa sta ad indicare che questa tipologia di blush rientra nelle tonalità per avere un trucco bon ton, quindi molto delicato, e le tonalità del corallo che sono perfette per rendere l'incarnato un po' più caldo. Quindi rosa corallo, la numero 2 è quella che preferisco, ma ho provato anche la 4. In questo periodo autunnale mi sta piacendo veramente tantissimo. Essendo in autunno inoltrato, quindi lasciata ormai la calda stagione estiva, è tornato il tempo anche di mettere i fondotinta. E io, come vedete, questo l'ho quasi terminato. Mi sto trovando molto bene in questo mese, quindi da ottobre che ho iniziato a rimetterlo, con il fondotinta Velvet Foundation dell'Alchemilla tonalità numero 2, che è un fondotinta ad alta coprenza, ricco di preziosi oli vegetali come ad esempio l'olio di jojoba, di squalano e girasole. E ne ho parlato anche ampiamente in uno dei miei video, vi lascio il link della scheda informativa qui sopra se volete andare a spulciare. Comunque quello che dovete sapere, comunque l'effetto che fa anche sulla mia pelle, è che lascia un effetto vellutato cream to powder, significa che la polvere che viene applicata poi diventa appunto velvet. L'effetto cream to powder è quell'effetto che trasforma la polvere da un fondotinta
diciamo compatto così, ad un effetto matte che rimane molto tempo sul viso grazie alla presenza dell'amido di mais. E questo è anche un altro prodottino che sto usando bene di Biocosmesi, quindi ve lo consiglio, però non vedo l'ora di terminarlo perché mi piace sperimentare anche nuove nuance, anche nuove altre linee, quindi penso che poi passerò a quello di Puro Bio, che è una bella novità in quest'autunno 2017-2018, il compact powder, il fondotinta compatto proprio della Puro Bio, quindi un po' tutti e due, ma sono comunque delle linee che amo entrambe, l'Alchemilla e la Puro Bio. Un altro prodottino di bellezza che sto utilizzando in questo autunno 2017 è una crema viso alla bava di lumaca arricchita con olio extravergine di oliva. Io questa la metto come base trucco, ma ha un effetto 24 ore e ha un effetto anche tensore. Della bava di lumaca ne ho parlato anche ampiamente in uno dei miei video, quindi non tempo fa, ma non è il caso di approfondire qui perché altrimenti mi sbrigherei dopo domani. Però sappiate che è un trattamento quotidiano di prevenzione contro la formazione delle rughe, perché ha effetti di antiradicali liberi e comunque ha anche un effetto molto tensore, quindi va proprio a rimpolpare, a diciamo, quando la metto mi dà questo effetto oltre che di idratazione non eccessiva, perché ho anche la pelle mista, quindi non andrebbe bene per me, ma rallenta il processo di invecchiamento in quanto contiene anche acido glicolico. Quindi questa è la bava di lumaca marchiata alla saponeria Eco, a base anche di olio extravergine di oliva, 24 ore crema viso. Mi ci sto trovando molto bene, ma io poi provo anche sieri, provo un po' di tutto, cioè sono fatta così, provo per un periodo, finisco e provo qualcos'altro, quindi è così. Anche questo prodotto quindi è molto molto buono e mi trovo bene. Ma passiamo al lip balm Puro Bio della serie Chilled Balm, ovvero diciamo un burro per le labbra, che questo l'ho macchiato col colore che portavo, che praticamente va, grazie alla presenza del peperoncino, anche a volumizzare le labbra, non solo ad idratarle e a proteggerle per l'inverno. Anche in questo caso non mi dilungo molto, però Puro Bio ha pensato veramente proprio a tutto, in tutti i sensi. Ovviamente vi ricordo che i prodotti della Puro Bio, lo dico sempre, sono vegan ok, nickel tested, organic cosmetics e quant'altro. Se volete la garanzia di un inci perfetto, comunque accettabile, ma soprattutto quindi buono, che non faccia del male alla vostra pelle, io vi consiglio sempre questi prodotti a marchio. Terza domanda: mostraci il tuo capo di abbigliamento autunnale preferito. E qui vi mando una foto. Ce ne sono tanti in realtà, però c'è questo che metto spesso, questo gilet, perché è un po' come la coperta di Linus, mi sta un po' bene su tutto, risolve diverse situazioni, dal freddo più intenso la sera al quello più leggero del pomeriggio, insomma lo metto, lo sfrutto un po' sempre, ovunque. Quarta domanda: due accessori preferiti per l'autunno. E qui abbiamo le mie immancabili pinzette salvavita, voilà, che porto sempre perché io odio i capelli davanti agli occhi, aiuto, e quindi le porto spesso attaccate alla borsa, attaccate da qualche parte, perché comunque le utilizzo, le vado a utilizzare quando devo fare delle cose in cui magari delle situazioni anche pratiche in cui i capelli mi danno fastidio, quindi per me sono indispensabili e poi soprattutto le adoro, mi piace collezionare le pinze. Queste sono delle new entry, cioè questa tutta glitterata argento e questa nera che è addirittura di velluto, presa da Accessorize, a un negozio qui della mia città, presso il centro commerciale della mia città, e sono due. Ma ce n'è anche un altro di accessorio importante, ovvero i miei occhiali, questa volta modello Ray-Ban nero scuro normale, che metto anche se il tempo è brutto, anche se siamo in autunno, i colori dell'autunno mi piacciono molto, quindi lo metto spesso la mattina col sole, anche perché devo dire che sta facendo delle giornate stupende nonostante siamo in autunno inoltrato, quindi anche se siamo a fine novembre, diciamo così. Quinta domanda: quali sono i trend per quest'autunno che ti piacciono di più? Oddio, io sinceramente non saprei i trend, inteso per che cosa. Forse il ritorno delle stelline, infatti ho qui una sciarpa che metto puntualmente sempre, è double face, reverse, come dire, e sia nera con le stelline grigie, che grigia con le stelline nere, un inverso, quindi io questa la metto tantissimo. Per me è un trend, sì, alla fine, perché comunque le stelle vanno da diverso tempo, forse da un paio d'anni, quindi io questa la metto un po' come la mantella di Zorro dappertutto, e per me è un trend carinissimo. Ma dai, alla fine diciamo anche le borchie mi piacciono molto, che non sono mai andate di moda, via. Il velluto, infatti questa maglia che porto è viola, però ha questo velluto sopra che mi piace moltissimo, velluto o ciniglia, qualsiasi voglia chiamarlo. Quindi questo trend della ciniglia, sì, diciamo la ciniglia mi è piaciuto molto di quest'autunno 2017.
Stessa domanda, quale cibo ti piace più in autunno? Io mi ripeterei sempre la pizza. La pizza integrale, la pizza con le farine cereali. Un cibo particolare? No, ce n'è uno proprio che mi piace. La pizza mi piace sempre, però quello che mi piace in autunno in particolar modo, lo ripeto, è la zucca. La zucca in tutte le salse, vero? La zucca per i dolci, la zucca per le zuppe, la zucca per la pasta, la zucca cotta in svariati modi. Io poi sono una cultrice proprio della zucca, mi piace vedere sempre delle ricettine nuove. Per cui il cibo di quest'autunno per me è la zucca. Settima ed ultima domanda, qual è il tuo profumo preferito per quest'autunno? In realtà ho fatto anche un video sui miei profumi preferiti che presto pubblicherò. Ne ho diversi, ma quello che metto sempre è Paco Rabanne Olympia. Eccolo qui. Questo lo adoro, a parte che mi è stato regalato proprio in autunno, quindi direi che è azzeccatissimo perché è un profumo molto intenso, si sente, chiunque lo annaspi, se si può dire, mi chiede sempre che profumo sia, cioè quindi quale sia il nome, perché è proprio molto molto buono e si sente soprattutto, ne basta proprio un goccio, tatta e fa il suo effetto. Quindi Paco Rabanne Olympia, che è buonissimo, un 80 ml ed è profumatissimo. Ok, io saluto Caterina, purtroppo il tempo stringe, devo andare a riprendere mio figlio a scuola, quindi sicuramente avrei voluto argomentare di più questo tag, ma il tempo stringe, ho tante cose ancora da fare, il mio pomeriggio non finisce qui. E volevo salutare nuovamente Kat 90 Biocosmesi, una ragazza, un canale fresco, nuovo, sorto da poco, che io vi invito ad andare a sbirciare, a trovare, perché è una ragazza, intanto mi piace come parla, una studentessa che sa quello che dice, una studentessa amante del bio, ha diverse passioni, anche outfit, haul, dinamiche varie, e quindi come la maggior parte dei canali un po' qui sopra, quindi è da seguire, merita molto, quindi dovrà crescere piano piano e noi ci siamo anche per questo, per il supporto vicendevole. Saluto tutti quanti, vi ho già detto di iscrivervi al canale e se volete fare questo tag, questo è un tag libero, nel senso che non taggo nessuno in particolar modo, è un tag free, se avete piacere di farlo fatelo anche voi e fatemi sapere la vostra. Un bacio a tutti, ciao da Monica.